No, è che io sono un po' in difficoltà ora. Perché ci sono cose che uno non vorrebbe mai dire. Io poi, tra l'altro, voi lo sapete un po', ora magari avete anche imparato un po' a conoscermi, io non mi sono mai tirato indietro, no? Vi ho sempre parlato di tutto, anche degli aspetti più spaventosi della nostra società. Una volta io vi ho anche parlato persino di Cichitto, per cui... Ma io... Però io adesso vacillo. Sono già a letto i bambini? Mandateli, per favore, a letto subito, vi prego. Se non sapete come fare, a letto subito, Cairo Editore. 1 euro in regalo Tata Lucia da assemblare. Col mio primo fascicolo, un dito. Scusate, ho un contratto assurdo. Ora vi faccio vedere. Guardate questa donna. Questa donna, lei è la signora Vera Vero. No, pare che si chiami così, Vero. Vi giuro che lei si chiama Vera, quello che ha fatto è stravero. Dunque, mi fate vedere la grafica. Va al mercato, trova 175.000 euro e lì restituisce. 175.000 euro restituita a una vecchina che li aveva persi. Capite che questa è in antitesi col paese delle meraviglie, vi rendete conto, no? È una mutazione genetica questa qui. Questa qui non è in sintonia col gene italico. Tra l'altro è un insegnante, ora tu pensa, lavora in una scuola di Cassino. Pensa che valori trasmette agli alunni una così. Capite che si innesca questo meccanismo che viene fuori una generazione di italiani onesti? Cioè, vi rendete conto la cosa? E poi la Gabanelli che cosa fa nella vita? È rovinata. E continuiamo così. Spargiamo correttezza e senso civico. E dove andremo a finire? E a me poi non mi paga nemmeno Pantalone. Purtroppo... Cosa vi devo dire? Purtroppo il contagio è già avvenuto, la signora di Cassino non è un caso isolato, ahimè, io pensavo che fosse un'orrenda mela sana e invece mi sbagliavo. L'Italia sta diventando un paese di gente generosa. Se è così, prendi le ASL. Vi ricordate cosa si diceva delle ASL, no? Che sono inefficienti, che sono mal gestite, non pagano i fornitori. Non pagano i fornitori. Siete rimasti ancora lì, Benin, sei rimasto ancora lì ai fornitori che non pagano. Ma che cazzo? Ma vai a vedere cosa fanno, Benin, alle ASL di Napoli. Che ci sono dei ragazzi stupendi, Benin, che devi vedere. Mi fate vedere la grafica, cazzo, mi fate vedere la grafica. ASL di Napoli 1, pagamenti bis ai fornitori, danno di 32 milioni. Non pagavano i fornitori, li pagavano 2 volte. Ma non è generosità questa qui. Da quello che ci dice la finanza, la Guardia di Finanza, la ASL non teneva la contabilità. I fornitori si ripresentavano più volte e la ASL continuava a pagare. Sono venuto a capo per il pagamento. Ma io avevo già visto ieri, avevo pagato ieri. No, vi sbagliavo. Guardate i registri. Non li teniamo. Vabbè, vi pago. Ma sia l'ultima volta, come no? Domani ci siete? No, c'è il collega, perché? No, così, per non fare un viaggio a vuoto. E poi c'è ancora gente che investe in bot, ma investite in ASL. Vi raddoppia il capitale in 24 ore. Oh! Non c'è niente da fare. Siamo diventati un paese onesto, preciso, efficiente, funziona tutto. Una volta eravamo approssimativi, no? Ora diamo lezioni al mondo. Cioè, prendi l'INPS. L'INPS. Ora, guardate come sono diventati precisi quelli dell'INPS. Mi fate vedere. Rimini, bollettino INPS a pensionato, rivuole indietro 1 centesimo. Ha percepito 0,01 euro di pensione in più del dovuto. Nella lettera dell'INPS si avverte che l'interessato può rateizzare la cifra. Ha preso 1 centesimo più e glielo chiedono indietro. Detto così, 1 centesimo sembra niente, ma cazzo, un pensionato medio significa raddoppiargli la pensione, cioè...
comunque era deversa e può rateizzarlo in 10 comode rate da un millesimo di euro. Praticamente è un protone di rame. È il famoso bosone di Higgs. No, porca puttana. È la famosa particella di Dio. Dio li fulmini! No, comunque, sai cosa ti dico? Che il nostro paese è cambiato, non è più la terra dell'inefficienza. Ve lo ricordate che una volta c'erano le buche nelle strade, non le coprivano mai, no? Vi ricordate che c'erano le buche? E vabbè, eravamo un paese così. Adesso invece è cambiato tutto. Guarda, per esempio a Vasto, in Abruzzo, non ci sono più le buche nelle strade, adesso ci sono gli orti. Ora, fossimo in Giappone, 2 minuti dopo avrebbero riparato tutto. Pensa come sono arretrati in Giappone. Beh, lì ancora in Giappone, perché noi siamo molto più avanti. Abbiamo fatto un orto. Nella buca ci crescono le zucchine e i pomodori. Ora, guarda come sono avanti gli abruzzesi, che da noi sulle strisce blu prendi una multa, no, a Genova. In Abruzzo prendi un pomodoro. È il famoso chilometro zero. Comunque, ragazzi, oggi l'hanno riparata, solo perché la notizia è finita sui giornali 3 giorni fa. Hanno aspettato 1 anno e mezzo e me la ripari proprio oggi, cazzo, mi togli l'orto proprio ora che c'è la raccolta delle zucche. Belli, ma ragazzi, bro. Sto scherzando. No, ma io l'Abruzzo l'adoro, ragazzi, credetemi. Io l'Abruzzo l'adoro. È il paese che amo. Tra l'altro, senza l'Abruzzo non ci sarebbe Razzi, ragazzi. Razzi? No, vorrei proporlo all'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Io prendo in giro Razzi, no? Quant'è da qualche settimana? E lui è abruzzese, mi ha detto che qualche abruzzese se l'è presa. Ma ragazzi, come fai a prendertela con l'Abruzzo? L'Abruzzo è una terra veramente splendida, la terra di Flaiano, di Silone, D'Annunzio. Oh, il filosofo Benedetto Croce, Marchionne. Tu mi dirai, era andato bene fino a Benedetto Croce, cazzo. Ma io qua lavoro con una ragazza abruzzese stupenda. Maria Vittoria, puoi venire per favore? Fate un applauso, Maria Vittoria. Maria Vittoria Scarlatei. No, dai. Ragazzi, l'Abruzzo. Scusami, Maria Vittoria, tu di dove sei? Io sono metà aquilana, metà teramana, quindi abruzzese doc. Cuore dell'Abruzzo. No. L'Abruzzo, che è anche la terra di Celestino V, è vero? Sì. Celestino V. Il Papa che ha emanato la bolla della... Della pe? No. Aspetta, la bolla... Della pe? Pena. Oh, dai, non mi fai farsi figure. Della bolla, cioè non sai che... Ma sei abruzzese, non sai la bolla della pe? Scusate un attimo. Della pe? Senti, amico, te lo dico da amico. Fatti i cazzi tua, capito? No. Fatti i cazzi, vieni con me che ti racconto. No, aspetta, no, ma...